Più stai occupata. Facilitatori precedente, grazie. Io mi chiamo Maria Rosa Mondini e sono il vostro facilitatore di tavolo. Chiediamo di votare a seconda del vostro sesso. Uno, gli uomini. Due, le donne. Allora. Uno, gli uomini. E due, le donne. Uno. Ricordaci che finisce con la legge. Vi do 5 minuti per rileggere quella parte di guida. I 5 minuti che corrono da questo. Ok, siamo convinti da tempo che nelle società chiamiamole complesse e in questa riforma di cui da poco è stata varata dalla legge della città metropolitana non bastano le amministratrici e gli amministratori che abbiamo invitato, che sono qui, ma ci vuole la cittadinanza, che la conoscenza reciproca, la sinergia dove si può, anche il conflitto, se c'è, favoriscano la crescita democratica. Io faccio solo un richiamo brevissimo a come è messa Bologna in questo momento, perché non è messa male. Ha senso che ogni singolo comune faccia, quando ha bisogno di un amministrativo, un concorso? Io ritengo che questa potrebbe essere una funzione che i comuni attribuiscono alla città metropolitana. Benvenuto, quindi, se vuole intervenire. La città metropolitana debba assumere poteri forti e quindi essere un ente di governo forte, e quindi alcuni di questi poteri dovranno essere trasferiti anche dai comuni, oppure se viceversa ritenete che la città metropolitana debba rispettare l'autonomia dei comuni e avere funzioni prevalentemente di coordinamento. Cioè la conoscenza può starci, la conoscenza, cioè la città, no, non ci può stare. No, no, perché la conoscenza poi diventa ingerenza. Sì, praticamente portare a conoscenza di quello che sta facendo il comune, portarlo a conoscenza. Ah, ok, ho capito. No, perché no. Sai da dove parlo. E promozione. Non dice promozione. I servizi informatici. I servizi informatici. Lasciamolo dire a lui che cosa intende dire. Se io dico che sul sito ci deve essere il nuovo a sinistra e appunto al centro, tutti i comuni devono farlo così, non devono mettere la viva comune di. Posso aggiungere una cosa? Allora, io coniugherei il discorso partecipazione su più binari. Per esempio, c'è la partecipazione che è quella, diciamo, di avere maggiore consapevolezza di quello che sta succedendo, no? E quindi questo può essere acquisita tramite l'accesso agli atti, ma anche tramite l'accesso ai dati, tipo i famosi open data, no? Quindi quei dati che vengono prodotti a livello di città metropolitana, che sono di interesse del cittadino, non solo quelli prodotti come ente di area vasta, ma anche quelli raccolti dagli enti locali che sono, diciamo, al livello più basso, no? Va in una certa direzione. Se
secondo me ci sono gli strumenti oggi per spiegare anche all'analfabeta delle istituzioni cosa cambia se viene approvato, cosa cambia se non viene approvato. È un esperimento molto innovativo, perché tra tutti i progetti di partecipazione che abbiamo seguito come ufficio, sono alcune decine, questo è sicuramente quello che è per importanza e per